bellissima questa cosa che abbiamo visto oggi all'Hotel NH qui di Porto Antico. Una bellissima manifestazione di danza orientale che mi ha pagato veramente sotto l'aspetto folcloristico, sotto l'aspetto didattico sportivo e proprio la dolcezza di questa danza. Ho visto veramente delle cose entusiasmanti e molto belle. Tra l'altro proprio da Porto Antico, dietro questo meraviglioso galeone spagnolo, che si lega benissimo con quello che è l'esoticismo di questa danza qui. E cosa dovrei dire? Sarebbe molto bello vedere centinaia, se non migliaia di persone ballare in questa danza, perché ravviva la vita e rende proprio bella la vita in tutti i sensi. Spero che questo servizio che noi mandiamo in onda sulle web piaccia e dia l'esatta dimensione di quello che noi abbiamo fatto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo all'hotel di Porto Antico MH, MH Marina, dove oggi pomeriggio si tiene uno stage internazionale di danza orientale. Lo stage è organizzato da Amar e Tonia, che è una maestra di danza orientale. Partecipano maestri provenienti da tutte le parti d'Europa e soprattutto dalle parti in cui ha sede e nascita questa danza, cioè dall'Egitto, dal Marocco e così via. E stasera, poi alla fine di questo stage, che finirà per le ore 18, ci sarà un gran galà presso il Teatro Stabile di Genova, un gran galà, cioè il Genova Rax Festival, che praticamente vedrà concludere in bellezza tutta la manifestazione che è partita stamattina alle 10. Fra un po' ai nostri microfoni avremo dei personaggi che intervisteremo e cercheremo di saperne di più su quanto riguarda questo metodo di danza e lo sviluppo che ha nella nostra nazione, nel nostro territorio. È una cosa molto interessante, molto bella e vedremo cosa succede. L'appuntamento che avevo preannunciato prima, abbiamo qui infatti ai microfoni Amar, che è praticamente una delle organizzatrici di questo magnifico stage, di questo Genova Rax Festival, che vedrà la sua bellezza finale questa sera a Teatro Instabile, se non vado, Amar, no? Esatto. Quindi io, Amar, facciamo una bella inquadratura su Amar, una bellissima ragazza. Grazie. Mi hanno detto, perché io ancora non l'ho vista ballare, anche molto dolce nel ballare, e volevo subito farti una domanda, Amar. Perché questa iniziativa intanto? Beh, perché? Perché è la passione che ci trascina, la passione per questa danza, per questa arte, quindi il desiderio di divulgare sempre di più, in maniera più ampia, questa disciplina nel nostro territorio. Quindi tu fai parte di questo circuito orientale? Sì, certo, sono il presidente. Presidente di questa associazione che praticamente non opera solo nella città di Genova. E prevalentemente in Genova, ma io essendo anche di Torino, quindi certo, diciamo certo, un po' nel nord Italia. Quindi sei ospite ormai nella nostra città? Beh, ormai sì, sono ospite da 10 anni, perché e ti ormai piace, ci vivo. La nostra città? Mi piace molto. Come risponde la nostra città a questo tipo bene, di ballo? Bene, devo dire bene. Di danza, via. Devo dire bene, perché insomma le allieve sono numerose, capito, aumentano sempre di più, quindi insomma... C'è molta richiesta. Il circuito si sta ampliando. C'è molta richiesta. C'è molta richiesta, sì. Bene, io vedo, infatti, prima abbiamo fatto una filmata di là, durante lo stage, c'era il maestro e tutto, ho visto che c'è molta veramente eleganza nel movimento, c'è molta passione veramente che traspare dal movimento stesso, dalla danza, è vero questo? Sì, i movimenti sono eleganti perché è una danza che, sapendola fare bene, è anche elegante, quindi bisogna...
come dire, cercare di dargli il giusto valore, che è stato un po' occultato forse il vero valore di questa danza, no? Certo. In passato. Senti, chi la vede si rende conto che poi in realtà... Senti, ma noi come ente sosteniamo molto l'iniziativa. Tu sai che l'ente, il Centro Sportivo Educativo Nazionale, è uno dei più grossi settori, è la danza. La danza che accomuna non solo le danze orientali, anche... Poi ti farò una domanda un po' particolare. Ah, vabbè. Danza orientale, anche altre danze, oggi vanta quasi 400.000 iscritti, è uno dei settori più grandi in Italia di questo settore qua. E quello che volevo dire qua, che differenza, ora dirò magari una baggianata, però proviamoci. Che differenza passa tra la danza del ventre e la danza orientale? Nessuna. Ho capito. Cambia semplicemente il nome, nel senso che la dicitura corretta è danza orientale. Danza del ventre viene chiamata perché ai tempi di Napoleone, quando c'erano queste danzatrici che danzavano nella strada, con l'ombelico di fuori, i soldati di Napoleone... in francese definivano la danse du ventre, quindi poi si è definita come la danza del ventre, però in realtà danza orientale e danza del ventre è la stessa identica cosa. Io ho scoperto... è meglio danza orientale. Ah, sì. E io ho scoperto anche un'altra cosa importante, chissà perché la danza, appunto così detta, danza orientale, così detta magari volgarmente la danza del ventre, era comunata soltanto al sesso femminile. Invece mi rendo conto che anche molti maestri e soprattutto molti praticanti uomini, tra l'altro mi risulta anche da mie piccole informazioni, quasi che mi sbaglio, che molti maestri sono i più bravi anche delle donne. Sì, infatti molti dei nostri maestri al festival sono uomini. Certo. È una danza femminile, nel senso che nasce come danza della donna, no? Certo. L'epocreazione, la fertilità, tutti questi miti antichi. Però comunque appunto, soprattutto nei paesi arabi dove ai tempi antichi alla donna veniva anche un po' vietato, no? Certo. Quindi fattori religiosi, un po' la cultura. Nasce un po' dalla religione questa danza, un pochettino come nata dalla religione. Beh, no, dalla religione direi proprio di no. No. E un'altra cosa che volevo dirti importante, io ho fatto 2 o 3 ricerche perché ho detto vado a muovermi in questo ambiente, voglio cercare di capire qualcosa. Certo. Ho visto che la cosiddetta danza del ventre viene anche chiamata danza nel ventre, addirittura mi risulta che ci sia una movenza che riguarda le gestanti, le donne in stato di maternità che attraverso questo movimento di danza aiutano dei poi benefici. Il futuro, dei benefici. Sì, infatti alcune insegnanti organizzano dei corsi proprio solo per gestanti, quindi proprio perché è una danza dolce. Io ho avuto molte allieve che hanno ballato incinte e hanno fatto anche lo spettacolo con un pancione così. Molto bello, bello, molto dolce. Proprio perché è la danza un po' della fertilità, no? Sì. Quindi così direi che... Senti, Amar, bellissimo nome. Tra l'altro ti dico, io ho un figlio che si chiama Omar, tu ti chiami Omar. Amar, siamo lì, quindi siamo... Senti, siamo qui in mezzo a tanti colori, questi vestiti bellissimi, che sono particolari poi, tutti le caratteristiche orientali, però tutti questi colori, li fate fare voi, ve li costruite, com'è la sta facendo? Ce n'è per tutti i gusti, alcune cose le chiediamo noi su ordinazione, e poi vabbè, loro i bazar comunque sanno più o meno quali sono le tendenze, ci sono vestiti per ogni tipo di danza, di folklore, e quindi poi tanto colore inevitabilmente... Bello, molto bello. Da più antichi ai più moderni, diciamo, cioè, ce n'è per tutti i gusti. Io quindi non vedrò l'ora di vederti ballare. Non so, tu stasera farai spettacolo. Stasera danzerò, ma danzerò con le ragazze, come solista mi sono esibita ieri sera. Stasera quindi farò solo 2 danze di gruppo, sarò anche ieri un po' incappucciata, quindi forse non sarà proprio lì. Spero di avere l'occasione di poter apprezzare la tua classe. Ci saranno altre sicuramente. Senti, tu hai organizzato questa cosa insieme anche alla tua collega, tua certo, socia. Certo, la mia socia. La vogliamo presentare insieme, la vuoi chiamare? Buonasera, questa è la tua collega Amar, no? Sì. Si chiama? Anaïta, originale. Io sono di origine persiana, Anaïta era una divinità prezorastriana, era la dea delle acque e della fertilità. Hai capito, bella questa cosa. Ecco, la particolarità, questa ha detto una cosa giusta la tua collega, origine persiana, quindi in un posto dove queste danze la fanno proprio da padre. Sono... Al momento sì. Per me, questa è una cosa importante, no, questa voglio sapere, come sono proibite? Beh, la Persia è l'attuale Iran, dove vige un regime totalitario islamico che proibisce queste danze, anche se l'origine è di quelle parti lì. Ma io non capisco questa cosa qui, perché la danza è una cosa bella. È una contraddizione. È vita, è dolcezza, è sensazione meravigliosa. Cioè, non sapevo che la religione, perché forse non farà un fatto religioso che impedirà questo, proprio una questione di costume del posto, cioè non capisco. No, il costume crea la danza. La religione viene usata da un regime totalitario, e i regimi totalitari sappiamo che sono contro la bellezza e contro l'arte,
perché sono contro la libertà e l'arte sono le arti sono segno di libertà e di individualità, di espressione personale. Ragion per cui non è così complesso da capire, è deplorevole, non è bello, certo. Ma è comprensibile, dove si vuole uccidere l'animo, la bellezza dell'animo umano, si uccide anche la danza. Questa è una bella cosa che stai dicendo e io tra l'altro condivido con te. Io ho conosciuto una persona egiziana, anche lei una bellissima ragazza, anche lei aveva le tue considerazioni. Non capisco perché la bellezza deve essere nascosta. La bellezza è qualcosa di cui il mondo dovrebbe gioire, proprio prima per fattori religiosi, per fattori di costume, ma non dovrebbe essere nascosta. E questa mania di superiorità maschile sul sesso debole, io la condanno tantissimo. E anche noi. E spero che le cose cambieranno. Ho seguito anche degli eventi che sono successi in questi ultimi anni, deplorevoli, come hai detto te, e posso dire brava te che riesci a uscire fuori da questo regime, riesci a professare la tua arte, riesci a manifestare la tua bellezza d'animo, oltre che la bellezza fisica, perché anche la bellezza d'animo è importante. Assolutamente. E dove c'è danza, c'è musica, è fondamentale questa cosa, brava. Siamo tutti d'accordo. Io volevo chiedere anche a te, cosa provi quando balli? Un estremo senso di libertà e di gioia, sento... Essendo la mia passione, come la mia socia, siamo accomunate da questa passione, laddove sia una passione, nel momento in cui si riesce a praticarla, la sensazione di completezza, di cioè. Sentirsi comunque, di poter esprimere se stessi attraverso la propria arte, il proprio corpo, le proprie movenze e la musica. E gioia. Anche la gioia, certo. Assolutamente. Anche tu ballerai stasera? Sì. Senti, al Caribe c'è la scuola di rock, infatti, sì. No? Però al di là del Caribe, dov'è che si può fare la danza a Genova orientale, ma veramente bene? Che da noi. Poi questa danza. Certamente. Allora, noi ci teniamo a dire una cosa, che certo. Noi non, nella vita di tutti i giorni non siamo socie. Certo. Nel senso che siamo due insegnanti distinte, certo. Ognuno nella propria certo. strada e con la propria piazza. Certo. L'anno scorso che abbiamo fatto questo festival insieme, abbiamo, come dire, detto al pubblico che per noi questa era una cosa grande, nel senso sì, che generalmente è una cosa invece grande. Di farci la concorrenza abbiamo deciso di unirci. Bravissimo. Ci è l'unione piaciuta fa questa la forza. Cosa. Bravissimo. Poi noi insomma abbiamo delle ideologie molto simili, cioè. Siamo persone, posso dirlo, siamo persone corrette, e lo guardo anche nell'obiettivo. La correttezza soprattutto. Per quello ci piace siamo condividere in questa occasione. Io la cosa che volevo dirti, Amar, è una cosa importante, cioè noi per esempio, tu hai detto la nostra scuola, e quindi la vostra scuola intanto dov'è la sede della vostra scuola? Così vediamo un pochettino. Vabbè, abbiamo sedi differenti. Io insegno in centro storico, all'Ametista, che è un'ex associazione, adesso siamo circuito orientale, e da Rocco. Questi sono i miei due punti cardini. Io sono anche in centro storico, presso Arte e Danza, in via Balbi, e presso la palestra Life Energy, in via Cairoli. Mi vuoi dare qualche nome dei maestri che fanno oggi gli stage, certo. Dove vengono? Allora, Wael Mansour viene dall'Egitto, abbiamo Saad Ismail, anche lui un egiziano, Usama Eumam, anche lui un egiziano, poi abbiamo Virginia, che è una cubana ma che vive a Miami, che ha studiato con i più grandi maestri egiziani ed è ormai una esponente di questa quindi danza. Quindi 3-1, come ho detto io, gli uomini... C'è anche Maria Luisa Sales a Roma, che fa danza persiana, fa una cosa un po' diversa. Beh. Cos'è la danza persiana? Mi sei toccato questo tasto. Siccome siamo sempre nell'ambiente delle danze del Medio Oriente, non è troppo diversa, però è più, essendo la cultura persiana più vicina alla cultura indiana, se vogliamo più espressivo e interpretativa, meno lavoro di bacino e più di braccia, sguardi e interpretazione di vere e proprie storie. È una questione di gestualità, allora, più che altro, che di movenza del corpo. Siccome tutte le danze del Medio Oriente sono diverse, la maggior parte dei nostri maestri fanno danze egiziane, quella persona è di una regione diversa e quindi ha delle caratteristiche leggermente diverse. Un'altra domanda ti faccio a te, poi la giro anche ad Amare, potete rispondere anche tutti e due insieme. Com'è il risultato di questa manifestazione? Siete soddisfatti? Assolutamente sì, è un bel risultato, uniamo tante anime, tante persone che vengono qui per quello che amiamo anche noi, per una passione che abbiamo in comune. Bello, bello. Stasera lo spettacolo a che ora inizia? Alle 21, Teatro Instabile, via Cecchi. Io ci sarò. Continuiamo con questa intervista bellissima in questo stage di danza orientale, in questo Rax Festival che era il culmine della manifestazione stasera al Teatro Instabile di Genova, e abbiamo al microfono uno dei maestri, a quanto saputo, molto apprezzato e molto valido, che mi dirà il suo nome.
Isma? Osama. Osama Imam. Osama. Yes. E da dove viene? Begaimin? Cairo. Cairo. Yes, Egypt. Yes. Dili, quanti anni è che lui fa questa danza qua? Bella canzone a te, me lo so, 35 years. Parecchio, la vita. La vita. Una cosa che volevo domandare. Io ho capito, ho visto, ho imparato che a momenti sono più bravi gli uomini, i maestri uomini a danza orientale che le donne. Perché questo? Ho visto le moderazioni del gala, ho stato nelle moderazioni sette. Because it's a basic, il basic del gala è più acqua del harima, perché c'è possibile. Perché nel folklore egiziano il base dell'uomo sono più forte delle donne. Ho capito. Beh, questa è una bella cosa. Ho saputo, però tu ti chiami Well. Sì, well. Sì, well. E tu da dove vieni, Well? Lo stesso in Egitto. In Egitto. Sì, sì. So che anche tu sei un maestro. Sì. Sì. E cosa fai? Lo stesso stile di Osama? Io faccio orientale e folklore egiziano. Sì, sì. Ma tu sei qui in Italia? Sì, 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 vivo qui, sì. Ma dove insegni? Insegno a Milano e giro per tutto il mondo, quindi... È bravo, dai, però...